Siamo qui con Cristiano Manfredini, ex calciatore tra le altre di Chievo, Lazio e Fiorentina, nonché sportivo conosciuto a livello nazionale. Cristian, con te oggi vogliamo parlare di alcuni temi cari a BMW, tra cui il tema appunto dello sport e del benessere. Quanto è importante lo sport per il benessere di una persona? Ma ormai vediamo che tutte le persone fanno sport sia a livello professionista che non professionista, no? Quindi credo che pensano che fare sport, fare movimento, aiuti loro non solo a perdere il peso, che la maggioranza lo fa per perdere il peso, ma proprio per stare molto bene. Infatti chi fa sport alla fine dell'allenamento, dopo una sana doccia, si sente rinato come se avesse, non so, fatto un lifting generale. Quindi fare sport è una cosa che fa bene al proprio corpo e anche alla mente. Altro tema caro a BMW è la scienza del respiro. Quanto è importante a questo punto nel calcio avere una buona respirazione? Ma non credo solo nel calcio, se non respirassimo forse non riusciremmo neanche a stare su questa terra. Però respiro è molto importante, anche insegnando calcio ai bambini, quando sono molto affaticati, quindi gli aiutiamo nella respirazione, tirare su col naso e buttare fuori dalla bocca. Quindi respirare in modo corretto è una pratica che aiuta ancora a migliorare il proprio organismo. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto tuo quando giocavi a calcio, dove è stato fondamentale per te continuare ad avere un buon respiro, magari verso la fine di qualche partita dove appunto gli altri erano affaticati? Ma gli aneddoti ce ne sono tantissimi, però quando ti trovi, come dici tu, a fine partita o quasi alla fine della partita, che sei molto ma molto affaticato e molto stanco, pensando a quello che mi diceva un mio vecchio prof, che migliorare la respirazione mi poteva aiutare a finire bene la partita. Quindi pensavo a lui in quel momento, respiravo col naso, buttavo fuori dalla bocca e questo ogni tanto mi ha aiutato a vedere prestazioni migliori a fine della gara. Parlando di BMW e quindi dei team cari a BMW, c'è un orientamento verso la sostenibilità. Per te quanto è importante vivere in modo sostenibile? Ma come ti ripeto, è un tema fondamentale per tutto il mondo. Tutti i capi di Stato cercano delle soluzioni per migliorare questa nostra terra. Nel mio piccolo insegno ai miei figli a fare la raccolta differenziata, no? Quindi cerchiamo di buttare la spazzatura nei vari sacchetti e anche per me migliorare il territorio dove sto, non buttare i pezzi di carta per terra, si parte dalle piccole cose per arrivare alle grandi cose, che possono essere non inquinare il nostro mare e altri temi che poi staremo qui troppo tempo quindi, per parlarne. Allora focalizziamoci sulla mobilità sostenibile. BMW appunto si sta orientando verso auto totalmente elettriche o ibride. Tu cosa ne pensi appunto della mobilità sostenibile? Ma è una soluzione fondamentale per questo mondo, come dicevo, è un mondo, come diceva, la nostra terra inquinata, quindi fare auto, BMW si sta buttando in quel settore, fare auto sostenibili, credo che possa aiutare a migliorare noi e la nostra vita. Hai mai guidato una BMW ibrida? Mai. Vogliamo andare? Proviamo. Ok.